mattinata importante per Trascorsano perché è stata inaugurata una via a un personaggio di rilievo che ha fatto la storia. Assolutamente sì, oggi con onore siamo riusciti a portare alla ribalta questo Domenico De Palo, per cui avevamo già cercato di intitolare questa via il 25 aprile del 2020, dopodiché per ragioni note abbiamo dovuto rinviare fino ad oggi e oggi ci ha onorato della sua presenza il collega sindaco di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco. Per la nostra comunità è un onore ricordare innanzitutto un partigiano che è morto qua in Trascorsano, ma soprattutto per ricordare e di nuovo sottolineare quelli che sono stati i valori della Resistenza. E da questo punto di partenza nasce anche una collaborazione fra i due comuni? È quello che ci siamo già detti e che speriamo assolutamente si concretizzi. Sono paesi diametralmente all'opposto, nel senso uno è a sud-est, noi siamo a nord-ovest, attraversiamo in modo trasversale l'Italia ed è lo stesso percorso che ha fatto Domenico De Palo, partendo da Ruvo di Puglia, spostandosi a Monfalcone e quindi arrivando a Trascorsano. Sulla base di questo viaggio, per lui giovane ventenne, noi cerchiamo di ripercorrerlo con le nostre comunità. Un onore e un orgoglio per Trascorsano e per il Canavese intero averla qua. È un onore per me esserci, perché rappresentanza della nostra comunità, perché quello, la decisione di intitolare una strada della città al nostro concittadino è stata un giovane ventunenne che è venuto a morire qui per la libertà di tutti quanti. È davvero un momento, una cosa bellissima, un momento, è stato anche di grande emozione, devo dire la verità, molto sentito anche dalle persone che c'erano attorno, c'era un'atmosfera che ci ha davvero unito e credo che questo sia il segno di un rapporto che continuerà, perché la sensibilità dimostrata dal sindaco, da questa comunità, è una cosa che va coltivata e vogliamo coltivarla con la nostra vicinanza, nella memoria, ma anche, come diceva Piero, anche nella determinazione di coltivare ogni giorno, di ricordare, di tradurre nelle nostre azioni ogni giorno i valori che hanno portato appunto a questa, la decisione di immolarsi di questo giovane, ma anche hanno portato la nostra Costituzione, ai valori che sono lì affermati, che noi ci impegniamo a salvaguardare ogni giorno. C'era già stato un incontro tra di voi oppure Domenico De Palo ha unito questi due comuni? È stato Domenico, è stata la ricerca storica che loro hanno fatto, come raccontavano, sono insomma, alla ricerca delle radici, se c'erano familiari, e io ho letto questa ricerca e mi sono sentito immediatamente coinvolto in questa cosa, quindi ho contattato il sindaco, avevamo poi organizzato per il 25 aprile dello scorso anno, non è stato possibile farlo per ovvie ragioni, oggi è stato il momento giusto e quindi è una riunione che è nata appunto da quella sensibilità della città di Trascorsano di dedicare la strada ad Antonio, a Domenico, ma è anche dalla nostra volontà di esserci, come ho detto poco fa.